Accorge che il miraggio, come sempre, si sta sviluppando in tutti i sensi, è molto meglio del suo miraggio. Allora comincia a pensare di introdurre le loro efficienti zebre anche nel loro proprio miraggio. Come fare? Rimangiarsi tutte le critiche? Andare contro le convenzioni del popolo? No. Escogita invece di seguente stratagemma, va a svilupparsi in tre stadi successivi. Primo, nel proprio villaggio fate vincere a strisce diversi cavalli, così che hanno lo stesso look delle zebre. Secondo stadio, dopo che la gente si è abituata a vedere questi cavalli zebrati, dal villaggio delle zebre segretamente molto tempo fa venire a piccoli gruppi delle zebre che mescolate al cavallo di pitti a strisce e non vengono riconosciute come tali. Il terzo stadio è ancora da venire. La speranza del capo villaggio dei cavalli è che gradualmente tutti i cavalli del suo villaggio vengano eliminati e rimpiazzati dalle zebre. Il significato originale dell'accordo è trasparente. Le riforme sociali, per quanto ben intenzionate, possono creare gravi tensioni sociali. L'economista Chamberlain sembra ritenere che queste tensioni sociali si possono risolvere con la furbizia cinese, cioè con il cosiddetto socialismo in stile cinese, che introduce gradualmente il metodo capitalista nella Cina comunista. Io ritengo invece importante la tesi di Matteo Ricci, cioè che l'armonia si realizza meglio per via dell'amicizia. Adesso torniamo al suo libro, Jiang. Questo libro fu composto verso la fine del 1595 e subito fu accolto e apprezzato dai cinesi contemporanei oltre ogni aspettativa. Le fonti utilizzate da Ricci erano autori europei e cinesi. Nel libro ci sono 100 sentenze che esprimono una tale saggezza che tocca l'anima in profondità. Alcune sentenze, come diceva Ricci, furono accomodate per il pubblico cinese. Il modo con cui Ricci ha messo insieme le sentenze sembra ispirato da Seneca e dallo stesso Confucio. Il Jiang è stato scritto non tanto per esercizio linguistico o per guadagnare stima, ma soprattutto è una tappa della propria ascesa a Pechino. Dagli anni 595 e 596, quando andava compilando il Jiang, Ricci scrisse anche delle lettere da cui si può dedurre il complesso significato di tale ascesa verso Pechino. In primo luogo, si tratta di un'ascesa geografica a sud, a nord, da Macao a Shaoqing, da Shaoqing a Shaozhou, dove conobbe un funzionario. Questi aveva invitato Ricci a Pechino, ma riuscì a portarlo solo a Nanjing. Ricci si scoraggiò molto. Poi fu rassicurato in sogno che la meta finale stabilita da Dio era proprio Pechino. In secondo luogo, era un'ascesa letteraria. Consapevole che in Cina i libri valevano più delle parole, Ricci faceva ogni
per scrivere in cinese. La produzione del Jiao Yulun doveva essere come un saggio di prova per la sua capacità di compilare di future opere in cinese. In terzo luogo, si trattava anche di un'ascesa sociale. Nel 1594 c'era stata una svolta decisiva per la strategia visionaria dei gesuiti, cioè l'abbandono del vestito da bonzo e l'assunzione dell'abito da letterato. Il motivo non era per la vana gloria, ma per i bisogni di relazione con la classe socialmente e culturalmente più elevata. In quarto luogo, ciò comportava un'ascesa etica, morale. Ricci voleva essere riconosciuto non solo come uno scienziato, ma anche come un saggio proveniente dal grande Occidente, in grado di offrire un insegnamento filosofico e morale. In quinto luogo, essa era un'ascesa culturale. Ricci coltivava una capacità bilingue in vista della presentazione della fede cristiana e sapeva identificare nei libri classici cinesi i concetti e i pensieri compatibili con quelli della fede cristiana. Allora parliamo della via dell'amicizia. Nella prefazione al Jiao Yulun, Ricci scrisse che la domanda del principe Jian Anhuang non era semplicemente sull'amicizia, ma sulla via dell'amicizia, Yo, Ta. La via, Ta, in cinese indica un cammino e un principio. Si tratta della via determinata dal cielo. Forse inconsciamente, Ricci ha modellato il suo pensiero secondo la dottrina delle variabili del mezzo, Zhong Yong. La sincerità è la via del cielo. La coltivazione della sincerità è la via di tutti gli uomini. Un simile modello si trova in Jiao Yulun. L'amicizia è la via del cielo. La coltivazione dell'amicizia è la via di tutti gli uomini. Infatti, lui scriveva una sentenza dicendo: la via dell'amicizia è molto ampia. Anche le persone più basse della società, il cui principale mestiere è fare i ladri, si uniscono in gruppo con amici e così possono poi esercitare il loro mestiere. La via dell'amicizia deriva dal decreto del sovrano Palazzo Shanti, cioè Dio, che conduce anche all'attuazione del suo decreto. Ricci scrive: il singolo uomo non può compiere ogni cosa, perciò il sovrano dall'alto ha comandato agli uomini l'amicizia affinché si prestassero reciproco aiuto. Se si togliesse dal mondo questo precetto, cioè la via dell'amicizia, il genere umano sicuramente si disperderebbe. Ora, vi propongo di presentare tre punti che a me sembrano i più salienti della via dell'amicizia presentata da Ricci, cioè la fratellanza universale, la trascendenza divina, la saggezza umana. Primo punto sulla fratellanza universale. Ricci riconosce a riprese che non è facile distinguere tra amicizia di benevolenza e quella di utilità o piacere, ma fa sua intuizione di Aristotele affermando: il mio amico non è altro che la metà di me stesso, anzi un altro me stesso, perciò devo considerare l'amico come me stesso. Questa sentenza è presa da Aristotele,
Ophilos, Paros, Autos, l'amico e un altro me stesso. Con questo criterio si distingue meglio la amicizia di benevolenza e da ciò che non lo è. Vedendo questa sentenza al primo posto, Ricci vuole dire qualcosa di più. Il termine greco filia ha un significato molto ampio che include affetto, amore, benevolenza, attaccamento all'altro. Filia indica l'unità tra i compagni di un gruppo o tra i cittadini di una città. Alla base di tale concezione sta l'idea dell'uomo come animale sociale. La parola latina sociale viene dal termine greco koinonikon, un termine usato tra gli storici per dire che l'uomo è cittadino non solo di una città, ma del oicumene, del mondo abitato. Perciò l'uomo è considerato cittadino del mondo. Sono gli saggi stoici che per primi, con la ragione naturale, allargano progressivamente l'amicizia dall'inclinazione familiare all'altruismo universale. Non è una città chiusa, ma il seno della umanità razionale che gli uomini possono prosperare. La stessa risonanza per l'amicizia si trova non solo negli autori cristiani, ma anche nella cultura cinese. Entro i quattro mari tutti gli uomini sono fratelli. Ovviamente l'autorità più rilevante per Ricci non è Aristotele o Confucio, ma Gesù, dal quale derivano termini quali socievers, Gesù e Gesuiti, e Gesù e il loro compagno, socius. Ricci, in quanto gesuita, doveva apprezzare molto le parole di Gesù. Non vi chiamo più servi, ma amici. Tra le varie tipologie dell'amicizia, la più rara, preziosa, è l'amicizia intima. L'ideale dell'amicizia intima è formulato da Aristotele così: una sola anima in due corpi, e sì che tu sono sì e non accusa. Ricci la trascrive così: il mio amico è in tale relazione con me che pur essendoci due corpi, nei due corpi c'è un cuore solo. Per rendere in cinese il senso simile, Ricci ha usato il carattere cuore, shi. Basandosi sull'opinione comune, tipo detto, che è il cuore che governa il corpo, il cuore è il luogo dove la persona decide di seguire il principio del cielo e di vincere la conoscenza umana. Tutti i rapporti intimi si fondano sul cuore. Dice Ricci, soltanto colui al quale posso liberare completamente il mio cuore comincia a essere un amico che mi conosce, o mio intimo amico. Adesso andiamo al secondo punto, sulla concertenza divina. L'apertura verso la fratellanza universale non avanza se non si fonda sulla trascendenza divina. La via dell'amicizia, io dato, secondo Ricci, non resta imprigionata dentro un sistema chiuso o dentro una storia di mente. La cosiddetta via Tao